Buongiorno a tutti, eccoci qua. Adesso c'è Willy che tenta la risalita, sempre se non si ribalta. Non ce li hai? No, ma aspetta, ti tiro io, fammi fare una foto. Ecco, ma che bel colore azzurro, perfetto. Cari all bike, ci siamo dimenticati di gonfiare la gomma, porca la miseria. Speriamo che rinca. Oggi andiamo a riempire la canalina d'oro, dai. Ecco, l'abbiamo piazzata qua. Adesso cominciamo. Pieno, per fortuna, va. Come funzionano bene queste trappole, ragazzi, non è più. Una meraviglia. Qua, ragazzi, siamo il primo pomeriggio, stiamo cominciando a riordinare questa punta e adesso vi mostro cosa significa coltivare la punta. Coltivare la punta, che cosa significa? Spianarla, in primis, senza lasciare cumuli e montagnette, perché nella prossima piena l'oro si sparge a macchia di leopardo e viene difficile trovarlo, ok? In questo modo noi andiamo a fare praticamente un livello dritto dove si andrà a depositare l'oro con la prossima piena. Quindi quando l'oro si depositerà in questo livello sarà omogeneo, praticamente sarà una stella di cometa, partendo da
da una fetta di un metro, due metri, allargandosi fino a 4-5 metri, e anche per lungo può arrivare anche a 60, 70, 80 metri. Qui per chi ama i minerali c'è veramente da divertirsi, c'è di tutto e di più. Bellissima come punta, immensa, immensa. Vedete com'è bella spianata, guardate. Qui ci si lavora. Quella roba che porteremo via. Guardate questo sasso, la vaga impressione che sembrerebbe un sasso lavorato, guarda qua, questo qui sembrerebbe un fiore, un sasso scolpito, sembrerebbero dei fiori. Adesso dovevamo farlo per capire quanto era la situazione, logico. Bisognava fare per forza questo test, prima il test con la batea, poi il test con la canalina, abbiamo confermato che c'è. Finita la giornata. C'era nessuno.